Allora, video molto tecnico, ve lo dico subito, su questione di licenze, diritti, quindi per addetti ai lavori, però su un tema secondo me molto attuale perché è trasversale alle due consultazioni pubbliche che ci sono state, che sono in questi giorni ancora diciamo in fase di riflessione, aggiustamento, cioè quella sulle linee guida sulla digitalizzazione del patrimonio culturale. E quelle invece, diciamo più genericamente chiamate, linee guida sugli open data, quelle con regole tecniche per gli open data, per l'informazione del settore pubblico. Ok, io ho già detto la mia in due articoli su queste due consultazioni, sostanzialmente ho condiviso i suggerimenti che ho dato come semplice privato cittadino, esperto della materia che voleva dare un contributo, però vorrei mettere l'accento, vorrei mettere un po' il focus su un tema che appunto ho trovato trasversale in entrambi i documenti e che i vari esperti del settore mi continuano a riproporre, no? Tutte le persone con cui mi relaziono, con cui ogni tanto mi confronto per capire meglio, me lo ripropongono costantemente, ovvero la preoccupazione che molte pubbliche amministrazioni, ma in realtà parliamo di esseri umani, di persone, quindi di dirigenti, assessori, sovrintendenti, ministri, sottosegretari, persone che hanno poi la responsabilità delle decisioni su questi due settori, appunto a me molto cari, è una preoccupazione legata all'obbligo di citare la fonte, ok? Cioè la preoccupazione è il fatto che qualcuno utilizzi dei dati, ad esempio prodotti da un comune, da una regione, e non citi correttamente la fonte di questi dati. Oppure, nell'altro caso, quello dei beni culturali, che qualcuno utilizzi l'immagine di un quadro di Raffaello o una scultura di Bernini senza indicare correttamente in quale museo, in quale collezione si trova. Okay? Allora pensano di poter risolvere il problema attraverso una licenza di attribuzione, no? All'interno delle varie licenze Creative Commons o simili, abbiamo delle licenze che hanno la clausola cosiddetta attribution, no? Che nelle licenze Creative Commons c'è una clausola presente di default, cioè presente in tutte e sei le licenze, ed è una clausola pensata però, fate uno sforzo, diciamo, spostiamoci un attimo su un altro settore, che è quello invece più classico degli autori, della creatività autorale, quindi musicisti, autori di testi, autori di fotografie. Le licenze Creative Commons nascono più che altro per quel mondo lì, e quindi serve la clausola attribution per garantire agli autori che chi utilizza le loro opere attribuisca correttamente l'opera e le varie opere derivate all'autore originario. E quindi l'attribution fa qualcosa in più rispetto al diritto morale, alla paternità, no? Articolo 20 legge sul diritto d'autore. Perché? Perché l'attribuzione è una clausola, quindi ha un valore contrattuale all'interno delle licenze, con cui il titolare dei diritti ti chiede espressamente di citarlo in un modo specifico, magari indicando ad esempio un sito web a cui vuole che tu faccia link ogni volta che utilizzi l'immagine. Ok, quello era il senso. Cioè utilizzare questo stesso strumento per fare quell'altra cosa che dicevo prima, cioè garantire che la pubblica amministrazione veda citato correttamente come fonte i suoi dati o che il museo veda citata correttamente la collocazione di quel quadro, secondo me è improprio. Stiamo utilizzando lo strumento sbagliato e soprattutto stiamo, diciamo, giustificando un'ossessione che a me sembra davvero eccessiva. Cioè, facciamo un esempio concreto. Allora, lo studente di laurea in beni culturali, laurea triennale o laurea specialistica che sia, fa una tesi e parla di una serie di autori, una serie di quadri. E nella tesi sbaglia, no? Non indica correttamente dove questo quadro è conservato, dove quell'altro quadro è conservato. Perché? Perché semplicemente sbaglia o non è attento, il professore non ci fa caso. Questa tesi poi viene pubblicata, diventa una pubblicazione magari digitale, un piccolo ebook che viene pubblicato, oppure addirittura la tesi, insomma, ha successo, è ritenuta particolarmente interessante, viene pubblicata da una casa editrice, quindi questo errore viene diffuso, esposto al pubblico. Cioè, secondo voi, lo chiedo anche agli altri colleghi giuristi, secondo voi il museo che detiene il quadro, i vari quadri citati e vede l'errore, secondo voi può fare causa per violazione di copyright o per qualche altro tipo di violazione
allo studente, all'autore di questa monografia o alla casa editrice, autrice della monografia. Provate a pensarci, ma davvero, secondo voi, pensate che ci sia un titolo giuridico per agire contro una situazione del genere? Ok, che sia errore o che sia anche, diciamo, che sia colpa o che sia dolo, cioè nel senso che lo studente abbia semplicemente sbagliato perché capita a tutti, o che semplicemente si sia disinteressato e abbia voluto espressamente togliere la citazione e non menzionare. Ma voi pensate che davvero un museo abbia titolo per fare causa alla casa editrice o per fare causa? Al massimo quello che può avere, che può ottenere è una rettifica, cioè può chiedere alla casa editrice che nelle prossime edizioni venga modificato, può chiedere alla casa editrice che venga esposto un comunicato in cui si precisa che la fonte è questa o quell'altra. Ma pensare che ci sia titolo giuridico per agire, che quindi ci sia, cioè, enfatizzare questa cosa dell'obbligo di attribuzione e di utilizzare poi uno strumento che è tipico del diritto d'autore per fare una cosa che invece non c'entra nulla col diritto d'autore, secondo me è sbagliato. Perché non c'entra nulla col diritto d'autore? Perché dire che il Davide di Michelangelo sta alle gallerie dell'Accademia di Firenze e non agli Uffizi. Non implica una questione di diritto d'autore, implica al massimo una questione di corretta citazione delle fonti, quindi è una questione più che altro scientifica, accademica, cioè un professore oculato e attento non dovrebbe autorizzare quello studente a laurearsi finché non viene corretto quell'errore. Okay? Quindi la sanzione è più che altro di carattere scientifico, diciamo accademico, no? Ma nel momento in cui questa cosa passa e l'errore come dire, non viene rilevato, non è che ci sia una violazione di diritto d'autore. Io non so davvero come spiegarlo. E quindi io invito a togliersi un po' questa ossessione, ok? Tutti sanno, tutti possono andare a vedere sul sito ufficiale della Galleria dell'Accademia o degli Uffizi o sulla Wikipedia o sulla Treccani e vedere che in realtà il Davide Michelangelo sta alle gallerie dell'Accademia e non agli Uffizi. Quindi se c'è stato un errore, rimane lì. Non è che inficia chissà che cosa e può creare chissà quali effetti a cascata negativi. O comunque se anche succedesse, se anche si verificassero degli effetti a cascata, perché con gli open data questo può succedere, di certo non si verifica una violazione di diritto d'autore. E quindi insistere con questa cosa dell'utilizzare licenze che abbiano la causa attribution per garantire l'integrità della citazione della fonte è sbagliato, è insensato. Io non so più come dirlo. Poi sicuramente magari sto, come dire, anch'io mi sto ingabbiando in un ragionamento che magari altri colleghi giuristi che conoscono un po' la materia mi correggeranno, quindi umilmente metto le mani avanti e dico, potrebbe anche essere che il caldo di questi giorni mi ha un po' distratto, mi ha un po' abbassato la lucidità. Però io davvero ogni volta che vedo insistere un museo oppure un pensiamo, allora spostiamo la questione sull'ambito open data. Un altro esempio, cioè il comune di dove abito io? Vabbè, il comune di Lodi, okay, o di Pavia, che annualmente espone i dati relativi alle polveri sottili, no? È un dato che probabilmente è anche obbligato ad esporre perché c'è tutto un meccanismo di controllo della qualità dell'aria, per cui scattano delle sanzioni, scattano dei provvedimenti, quindi deve raccoglierlo per forza questo dato. È uno di quei dati che non può scegliere o meno di raccogliere e di esporre, perché è un obbligo legale il comune, quindi è un suo onere, okay? Quindi non c'è neanche una questione davvero di scelta strategica, ok? E espone questo dato. E poi nel momento in cui la gente lo trova e lo utilizza, ad esempio all'interno di una pubblicazione, di un report, di una applicazione che mischia questi dati, se viene citato in modo erroneo, in modo errato la fonte, non si dice che viene dal sito del Comune di Pavia, ma si dice, non so, per errore, Regione Lombardia, perché quel dato magari si trova anche sul sito della Regione Lombardia. Ma voi pensate davvero che il comune di Pavia abbia titolo per fare causa per questo errore della citazione dei dati? E quindi pensate che utilizzare la clausola attribution delle Creative Commons dia una garanzia, dia una possibilità di agire sul piano del copyright, oppure sul piano semplicemente della violazione contrattuale della licenza? Magari sul piano della violazione contrattuale sì, però mi sembra davvero follia che un comune abbia questo tipo di preoccupazioni e abbia voglia di andare a fare causa a qualcuno che ha utilizzato i suoi dati, che comunque avrebbe dovuto pubblicare obbligatoriamente, solo perché non è stata citata correttamente la fonte. Al massimo si può chiedere una rettifica. Quindi
Quindi torniamo su un piano che è più quello giornalistico, quello dell'accademico scientifico, cioè di una buona prassi accademica, scientifica e giornalistica del citare la fonte. Certo, un giornalista o un dottorando, uno scienziato che fa una tesi o fa un articolo prendendo i dati un po' a casaccio dal sito della Regione Lombardia e non vede che in realtà all'interno di questo calderone ci sono altri dataset che vengono da altri enti e non lo cita correttamente, sì, sicuramente è un cialtrone, sicuramente non ha agito correttamente, poteva agire in modo... Ma lo vediamo tutti i giorni, succede costantemente. Ma questo secondo voi genera titolo, cioè offre un titolo giuridico per fare causa e per dire ah c'è una violazione, quindi noi abbiamo applicato una licenza? Secondo me stiamo andando un po' fuori focus. Quindi in conclusione... Sia per gli open data, soprattutto questi che vi ho detto, pubblicazione obbligatoria, che comunque la pubblica amministrazione deve mettere fuori obbligatoriamente, sia per il discorso della collocazione dei vari beni culturali, invito i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i ministeri, i responsabili a togliersi questa ossessione della citazione della fonte. Non potete pensare di tamponare a priori eventuali errori con semplicemente l'utilizzo di una licenza che richiede l'attribuzione. Non è quello lo strumento, non è quello il suo lavoro e soprattutto, appunto, cioè, toglietevi questa ossessione, non succede, non è così grave, okay? È sempre successo che la gente sbagliasse e non citasse correttamente la fonte. Si interviene per cercare di correggere. Quindi, perché sennò cosa succede? Che noi mettiamo una licenza che chiede l'attribuzione su cose che sono in pubblico dominio, cioè quello è il fatto che l'informazione che il Davide sta qua e non sta là non è un'informazione sottoposta a un copyright, perché è un'informazione a disposizione di tutti e in quanto semplice informazione non ha un copyright, ok? E il famoso articolo 108 Codice dei Beni Culturali qua non c'entra nulla, non ci dà un diritto in più, non vi dà ai musei, alle sovrintendenze un diritto in più, non c'entra nulla, non va tirato in ballo, tolto il fatto che andrebbe tolto completamente quel diritto, però questo è un altro paio di maniche. Lo stesso discorso vale per i dati pubblici, soprattutto quelle pubblicazioni obbligatorie. Ok, quelli dovrebbero essere in pubblico dominio, stop! Smettiamola con questa ossessione delle licenze. Quelli, visto che vanno comunque messi fuori, le pubbliche amministrazioni non hanno grande titolo di pretendere un copyright, pretendere vincoli di copyright, tra cui anche quello dell'attribuzione, perché dovrebbero essere semplicemente CC0, okay? Che non è neanche una licenza, come abbiamo già spiegato in altri video, in altre presentazioni, è un waiver, cioè un atto di rinuncia, ok? Quindi, in conclusione, per tutti questi tipi di dati, dataset pubblici o legati a musei e raccolte di opere di beni culturali, se usassimo un CC0 o addirittura un public domain mark, cioè semplicemente un'annotazione che dice questa cosa qua è pubblico dominio, quindi non c'è neanche bisogno di una licenza, ci saremmo tolti buona parte di tutti i problemi e probabilmente anche tutte queste discussioni su stelline guida sarebbero molto molto più semplificate. Lancio questa provocazione, spero di non essere andato troppo lungo e spero che qualche altro, so che è estate, siamo tutti un po' in proiezione spiaggia, però se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa al dibattito, io questa cosa ce l'avevo qua, dovevo dirla, l'ho spiegata in tante salse, però forse con un video arriva un po' più diretta. Grazie a tutti, fatemi sapere qua nei commenti, scrivete pure quello che pensate. Ciao!